Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono in arrivo il 19 novembre 2021, in esclusiva per Nintendo Switch. I due remake seguono la pratica ormai consolidata di donare nuova luce ai capitoli del passato, rievocando nostalgia nei vecchi giocatori o facendoli scoprire le nuove leve. Vi abbiamo già parlato di Diamante Lucente e Perla Splendente in maniera approfondita nel nostro video delle 10 cose da sapere prima di giocarli, ma come al solito abbiamo preparato i nostri 6 motivi per valutare l'acquisto, suddivisi in 2 video. 3 buoni motivi per dare fiducia ai giochi con protagonista la regione di Sinnoh e 3 motivi per decidere di non farlo o aspettare un'offerta a prezzo ridotto. In questo video vediamo perché non dovete farvi assolutamente mancare questi 2 nuovi remake. In descrizione trovate già l'articolo completo sul nostro sito videogiocitalia.it per leggerli subito tutti e 6. Buona visione! Il primo motivo per realizzare un remake è quello di migliorarne la grafica per renderlo più appetibile al pubblico moderno, e in questo Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente non fanno eccezione. Fin dall'inizio questi remake hanno mostrato di voler replicare in modo fedele le avventure originali, ecco quindi tornare la visuale dall'alto con in aggiunta il movimento a 8 direzioni ereditato da Pokémon X e Y. La mappa riprodurrà allo stesso modo percorsi e grotte da esplorare con le MN sbloccate via via nel gioco. A livello grafico si è optato per uno stile chibi capace di omaggiare i titoli originali e di intenerire i giocatori, per quanto sia un po' strano vedere i personaggi tornare a dimensioni normali durante le battaglie, ma di questo vi parleremo meglio nel video dei 3 motivi per non acquistare il gioco. La grafica chibi non deve però trarre in inganno. È stato fatto un ottimo lavoro a livello di pulizia delle texture, di dettagli e animazioni dell'acqua, di varietà della vegetazione. Uno dei motivi per cui Diamante e Perla sono tra i capitoli più amati della saga è sicuramente la trama farcita di Pokémon leggendari e tematiche importanti. È proprio qui che per la prima volta si parla dell'origine del mondo Pokémon per mano di Arceus. La lore si concentra, a seconda della versione, su Dialga o Palkia. Il leader del Team Galassia, Cyrus, è deciso a sfruttare il potere del leggendario per realizzare una sua folle idea. Egli vuole resettare il mondo, quindi ricrearlo secondo nuovi principi per coloro che, secondo le sue convinzioni, sono degni di farne parte. Starà ovviamente a noi cercare di impedire questa pazzia, stringendo alleanza con il Pokémon leggendario nel tentativo di sconfiggere il capo del Team Galassia. In mezzo a queste vicende ritroviamo quei solidi pilastri che ci hanno fatto appassionare al brand, le palestre, il professore che ci aiuta a muovere i primi passi, gli amici rivali e tutto il resto. Per quanto gli sviluppatori di LCA abbiano voluto confezionare dei remake il più possibile fedeli alle controparti originali, non mancano tutta una serie di novità, piccoli ritocchi e miglioramenti alla quality of life dei giocatori. Torna la possibilità di farsi seguire dal primo Pokémon della propria squadra, feature tra le più amate dai fan. In virtù di questa caratteristica, il Parco Concordia, che negli originali serviva proprio per farsi seguire e giocare con uno dei nostri Pokémon, ha subito un cambiamento. Sarà ora possibile liberare fino a 6 Pokémon con cui interagire, realizzando Poffin per aumentare le loro statistiche o scattando loro foto tramite la modalità fotografica. Sono state poi migliorate ed ampliate varie funzioni, come la preparazione dei Poffin appena menzionata. Tornano i sotterranei, dove ora sarà possibile catturare Pokémon esclusivi e allestire una propria base. Ritroviamo i bolli adesivi da poter applicare sulle Pokéball per sprigionare un'animazione ad inizio battaglia. Potremmo cambiare vestito ai nostri personaggi, e questo sarà visibile sia in battaglia che nell'Overworld. Il Pokécron è stato completamente ripensato per facilitarne l'uso su Switch. Questo accessorio, ricco di funzioni, era sempre accessibile tramite schermo touch del Nintendo DS. Adesso lo troveremo in alto a destra dello schermo, facilmente richiamabile tramite la pressione di un tasto. Tra i miglioramenti alla Quality of Life troviamo l'utilizzo delle mosse MN, necessarie per esplorare la mappa, proprio tramite il Pokécron. Infine, l'inclusione del tipo folletto, introdotto nella sesta generazione, di alcuni Pokémon non presenti nel Pokédex regionale originario e della velocizzazione di animazioni ripetitive, come lo svuotamento della barra dei punti salute. Purtroppo anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, mettete un like se vi è piaciuto, commentate per farci sapere cosa ne pensate di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, condividete e soprattutto iscrivetevi con la campanella delle notifiche attiva.
Vi ricordiamo di vedere anche l'altro video accoppiato a questo, ovvero quello dei 3 motivi per non acquistare Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Un saluto e alla prossima!